4 gol, 2 per tempo, forse sono un peso eccessivo per le zebre friulane, che al Comunale di Torino, se non altro, hanno il merito di aver giocato a viso aperto, accettando la superiorità tecnica degli avversari, e non hanno praticato gioco duro e ostruzionistico. La situazione si è sbloccata nel giro di 10 minuti con questa azione che ha avuto in Bredi il protagonista finale. Il suo tiro dal vertice sinistro dell'area è stato imprendibile. Reazione blanda dell'Udinese e ancora la Juventus che si fa minacciosa in area con Bettega prima anticipata al momento conclusivo e uno scambio Cabrini-Fanna 2 minuti dopo. Gli ospiti cercano di entrare con più convinzione nella difesa torinese e al 24esimo Neumann di testa impegna Zoff. Poi è Maritozzi a sparare fuori bersaglio. Al 40esimo di nuovo in avanti la Juventus con Fanna e Tardelli, ma il portiere friulano è pronto al tiro. Sullo scadere del tempo entra in area Scirea che viene intercettato, ma è pronto Causio da vicino e fa 2-0. Nella ripresa Giannoni fa entrare in campo Cinquetti al posto di Vriz, ma è sempre la Juventus a mantenere l'iniziativa. Al 9° minuto è ancora Brendi a scendere pericolosamente. L'azione dà l'affanno ai friulani, Bettega finisce a terra. Per l'arbitro è rigore che lo stesso Bettega trasforma. L'Udinese reagisce, ma ormai sul 3-0 è la Juventus che si concede qualche pausa e le azioni, pur sempre veloci, non creano pericoli sui due fronti. Al 14esimo Pradella cerca il gol, ma Zoff para. Trapattoni opera 2 sostituzioni per avvicendare gli uomini al 25esimo. Al 34esimo è annullato un gol a Bettega per fuorigioco e un minuto dopo c'è una buona occasione per gli ospiti per raccorciare le distanze, ma Pradella sbaglia. Passano 3 minuti e arriva la quarta rete. Scende Cabrini sulla sinistra e crossa lungo per la corrente Marocchino che batte della corna. C'è ancora un tiro di Neumann e Zoff che a 3 minuti dal termine sbroglia una situazione di pericolo prima che l'arbitro fischi il termine della partita.